come abbiamo fatto a spendere 1000 euro di tasse e riuscire comunque a risparmiare quasi 10.000 euro questo mese? Con tutti i nostri investimenti in verde, di quanto è cresciuto il nostro patrimonio netto? Questo e molto altro nel classico Financial Update di fine mese. Per chi non avesse mai visto questo canale, siamo una famiglia di dipendenti con un figlio che spera un giorno di licenziarsi e vivere di rendita. Ogni mese raccontiamo tutti gli aspetti finanziari che ci accompagnano nel nostro percorso verso l'indipendenza finanziaria. Onestamente non saprei da dove partire. Vogliamo parlare dei mercati? Davvero c'è qualcosa da dire? Signori, si sale, punto. Qualsiasi notizia, qualsiasi dato macro, più o meno bello, fa salire i mercati. Sono 5 mesi che va così e noi ovviamente ringraziamo, senza farci troppe domande e senza fare market timing. Tutti i nostri strumenti, dagli ETF azionari al BTP Italia, passando per i certificati, nel mese di marzo hanno guadagnato. E da inizio anno l'unico strumento in rosso è il certificato a capitale protetto, quello di Marex Financial, che però questo mese ci ha pagato una cedola trimestrale. Quasi la metà dei nostri investimenti nel primo trimestre ha già fatto registrare un guadagno a doppia cifra. Come proseguirà il 2024? Ovviamente non lo sappiamo, ma non ci interessa particolarmente. Proseguiamo con la nostra strategia, con i nostri piani d'accumulo e a fine anno mettiamo la liquidità in eccesso su quegli ETF che saranno andati peggio. Vediamo nel dettaglio il nostro portafoglio. Siamo quasi arrivati a 300.000 euro, senza contare la liquidità. Non abbiamo fatto operazioni, ma sono partiti i nostri piani d'accumulo. 2.800 euro investiti più o meno ad inizio marzo sono già diventati quasi 2.900 euro a fine mese. L'unica altra operazione legata agli investimenti è il versamento mensile che facciamo nei nostri fondi pensione e, come vedremo nella parte del cash flow, c'è una bella sorpresa. Dal punto di vista grafico, ve l'avevo già detto nel video sulla nostra strategia, ho spostato in fondo e colorato diversamente i tre strumenti che ormai non fanno più parte della nostra asset allocation ideale. Come detto però in quel video non li venderemo, ma useremo questa somma se o quando avremo una spesa importante da affrontare. E spoiler, potrebbe essercene una a breve. Iscrivetevi al canale perché probabilmente molto presto scoprirete di cosa si tratta. La liquidità è cresciuta molto questo mese perché buona parte del nostro risparmio mensile non è ancora stata investita. Come da strategia però abbiamo spostato il grosso sul conto corrente con il tasso più elevato per non perdere nemmeno un euro di interessi. Ai primi di aprile inoltre il conto corrente di Trade Republic scenderà sotto i 5.000 euro grazie al piano di accumulo, quindi per ora lasciamo tutto così. Eventualmente, per non fare già subito un'operazione di ribilanciamento, potremo decidere di aumentare leggermente la cifra mensile da investire in modo tale appunto da evitare di fare un'operazione di acquisto. Come sempre la parte dei debiti scende secondo il classico piano d'ammortamento, mentre il valore delle case non lo modifichiamo. Patrimonio netto 443.449 euro, in crescita di quasi 15.000 euro rispetto al mese precedente. Sono andato a controllare, è il secondo miglior mese da quando teniamo traccia in maniera dettagliata delle nostre finanze. Prossimo grande obiettivo per la nostra famiglia, il 500.000 di euro, che potremmo anche raggiungere entro fine anno, se i mercati continuassero così e se la nostra capacità di risparmio si mantenesse più o meno su questa linea. Prima di passare al cash flow e scoprire perché abbiamo pagato 1.000 euro di tasse, un doveroso disclaimer. Tutto questo non vuole essere un inutile flex di quanto siamo bravi, belli e simpatici. Anzi, il motivo che mi spinge a non farvi vedere la mia faccia è che sono particolarmente brutto. Ma c'è un'altra cosa che non vi ho mai fatto vedere. Una parte importante del nostro spreadsheet è dedicata al FIRE, ma dato che al momento è ancora in costruzione, secondo me è prematuro mostrarvela. Come detto ad inizio video, il nostro obiettivo è quello di raggiungere l'indipendenza finanziaria e provare a vivere grazie ai rendimenti dei nostri investimenti. E questo video, questa playlist, servono principalmente a mostrarvi il nostro percorso perché possa semplicemente essere d'aiuto anche a voi. Basta impostare il vostro obiettivo, il nostro è il FIRE, il vostro potrebbe essere ad esempio una casa più grande, l'università in America per vostro figlio, e tenere traccia delle vostre finanze come facciamo noi per capire se state andando nella giusta direzione. Se quindi apprezzate tutto questo e vi va di aiutarci, lasciate un semplice like al video, un commento e iscrivetevi al canale.
Avete presente quando nei video in cui analizzo gli ETF, i certificati o le obbligazioni vi dico sempre di approfondire e studiare cosa state facendo? E vi invito anche a non investire se non avete compreso tutti i rischi? Bene, ve lo dico perché io non l'ho fatto e ora ne sto pagando le conseguenze. Anni fa ho comprato una casa in un capoluogo di regione, in pieno centro, con tre belle camere, una sala, una cucina, un ripostiglio. Vicina a molte facoltà universitarie, insomma, un rendimento sicuro. Peccato che già qualche anno fa abbia chiuso l'investimento in perdita e ora mi siano arrivate delle simpatiche lettere, raccomandate, in cui mi si chiedeva di pagare circa 1000 euro tra tasse, interessi e multe per non aver mai pagato la cosiddetta TARI, la tassa sulla spazzatura. Non voglio annoiarvi con tutta la storia, potrebbe anzi essere interessante approfondirla, magari però in un video a parte, ma il punto è semplice. Ho fatto un investimento in un campo a me sconosciuto, non approfondendo abbastanza, ho quindi sovrastimato le mie competenze e, cosa più grave, mi sono fatto guidare unicamente dal rendimento. E le altre spese di marzo? Ci sono solamente altre due voci da segnalare. Poco più di 200 euro tra visite medicinali vari legati sempre all'intervento al ginocchio e 365 euro la voce shopping, di cui però 339 euro sono dovuti ad un nuovo cellulare. Il ringraziamento, molto sentito ovviamente, in questo caso va alla mia dolce metà, che ha pensato di chiudere il suo telefono nella portiera della macchina. Io sono stato a casa tutto il mese, quindi a pranzo ho sempre mangiato a casa. Di conseguenza abbiamo pochissime spese per il cibo fuori, ma qualcosina in più per la spesa ai supermercati. Totale quindi delle spese del mese di marzo 3.226 euro. Considerando i 1.000 euro di tasse straordinarie e oltre 300 euro per un telefono nuovo, mi sembra una cifra piuttosto ragionevole. Che ne dite? Ma se abbiamo speso più di 3.000 euro, come cavolo abbiamo fatto a risparmiare quasi 10.000 euro? Ovviamente ci sono state delle entrate straordinarie. Il mio stipendio, che di solito è poco superiore ai 3.000 euro, considerando tutte le indennità e tutti i rimborsi spese, questo mese supera i 7.500 euro. Ed il motivo è semplice. Mi hanno pagato un bonus per i risultati raggiunti l'anno precedente. Come credo accada in ogni azienda, io ho degli obiettivi che, se riesco a raggiungere, mi danno diritto ad un bonus. La cifra è chiaramente variabile e dipende da vari fattori. Per il 2023 mi è stato riconosciuto un bonus di ben 8.000 euro lordi, circa 4.000 euro netti. Da quando ho iniziato a lavorare non ho mai fatto affidamento su queste cifre perché chiaramente sono straordinarie e benché io sia sempre riuscito ad ottenere qualcosina, non cifre così grandi purtroppo, per il futuro, per il nostro foglio legato al FIRE, non ho mai fatto conto su queste cifre, perché ovviamente non si può mai sapere. Altra voce straordinaria è il versamento nel mio fondo pensione. Se vi ricordate, qualche mese fa vi avevo raccontato di un aumento di stipendio dovuto ad un rinnovo di contratto. Queste cifre ovviamente hanno un impatto anche sul TFR e sul contributo del datore di lavoro al fondo pensione. A proposito di fondo pensione, ho fatto una guida completa su questo argomento, se vi va trovate il link in descrizione. A marzo sono stati pagati gli arretrati per quel che riguarda TFR, contributo del datore di lavoro. Gli arretrati vanno più o meno da luglio 2023. Quindi la cifra versata all'interno del fondo pensione questo mese è di ben 1.750 euro. L'ultima voce da segnalare infine è la cedola ricevuta dal nostro certificato Marex Financial, ben 286 euro, che si sommano ai pochi spiccioli ricevuti da BBVA e Trade Republic. Totale entrate di marzo 12.290 euro, che ci hanno quindi permesso di risparmiare oltre 9.000 euro. Come sempre, se avete domande, dubbi o curiosità, lasciatemi un commento e vi risponderò molto molto volentieri. Iscrivetevi. Ciao!